Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta vegetariana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchine, carote, pomodorini, peperone, pasta tipo farfalle, acqua, sale, olio evo, pesto di basilico, pepe. Diamo il via alla ricetta. Abbiamo tagliato le verdure a pezzetti e le abbiamo messe nel varoma. Mettere nel boccale l'acqua, un cucchiaino di sale, chiudere con il coperchio senza il misurino, mettere nelle verdure un po' di sale, un po' di pepe. Irrorare con un filo d'olio. Posizionare il varoma, chiudere con il coperchio ed azionare il bimby per 20 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Mettere la pasta . Chiudere con il coperchio . Riposizionare il varoma e cuocere per il tempo di cottura della pasta, nel nostro caso 12 minuti, 100 gradi antiorario, velocità soft. Suggeriamo di utilizzare una pasta con un tempo di cottura non inferiore a 10 minuti. Le verdure sono cotte, trasferirle in una ciotola capiente. Scolare la pasta e trasferirla nella ciotola con le verdure. Aggiungere il pesto ed amalgamare bene. Impiattare e servire. Pasta vegetariana. Grazie e alla prossima ricetta.